grazie alla dottoressa Virginia Ravaglioni per la sua densa comunicazione. La parola adesso all'onorevole Maurizio Turco, è stato componente della Commissione Affari Costituzionali. Finora noi abbiamo ascoltato due politici, Paola Binetti e Maria Tonietta Farina Boscioli, che erano componenti della Commissione Affari Costituzionali, invece, della Commissione Affari Sociali. Invece adesso ascolteremo Turco da questo suo osservatorio, e se mi passa, anche è stato parlamentare europeo, e quindi vorrei chiedergli, se ritiene, siamo indietro, non solo siamo indietro come paese, siamo indietro anche rispetto ad altre esperienze europee. A te Turco. Grazie. Ma inizio da qualcosa di apparentemente strano, cioè dal salutare qui la presenza del professor Edo Ruggini dell'Università della Tuscia di Viterbo, che si occupa di tutte altre cose, e però che è un ricercatore di scienza della tecnica della scienza. Dico questo, mi interessa questo, perché nell'intervento di Gitti abbiamo sentito molto di ricerca scientifica, acquisizioni tecniche nel corso del tempo. E diciamo che c'è stata anche una ricerca scientifica, si può fare un racconto della ricerca scientifica sul piano costituzionale, su quello giuridico, nazionale, internazionale e a livello delle Nazioni Unite. Diceva Walter Pecello che siamo indietro, no, sono tutti indietro, non è solo l'Italia, anche l'Europa è indietro, anche le Nazioni Unite sono indietro, o se non altro lo sono stati indietro per tantissimo tempo, attraverso passaggi successivi che solo recentemente hanno portato prima al riconoscimento dei diritti e poi alla possibilità poter chiedere che questi diritti fossero effettivamente riconosciuti. Allora, io partirei da un dato di fatto. Diceva la dottoressa Ravaglioni, parlare della persona. Beh, diciamo che la Costituzione repubblicana è improntata al principio personalistico, nel senso che prima non era così. D'altro canto, fin agli anni 70, il disabile, dagli inizi del Novecento fino agli anni 1970, per tre quarti di secolo, il disabile al massimo era un soggetto che si vedeva monetizzato il disagio, fine. Gli era riconosciuta in ragione di una disabilità il diritto a un intervento economico parzialissimo, dove sostanzialmente il tutto era a carico della famiglia. E solo nel corso degli anni il disabile è stato percettore, oltre che di denaro, di diritti. Ma tra il 71 e il 2006 questi diritti sono stati sempre enunciati. Abbiamo iniziato la legge 118 del 30 marzo 71, che riguardava gli invalidi civili, in cui venivano enunciati i caratteri generali diretti a promuovere il reinserimento e l'integrazione dei soggetti svantaggiati. Promuovere il reinserimento e l'integrazione, che in sostanza consisteva nel nulla, ma era un passo avanti, almeno in termini di principio. E poi c'è stata la legge del 92, che diciamo si inseriva nel contesto del servizio sanitario nazionale, che era improntata proprio all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili. Anche in questo caso c'era il riconoscimento del diritto all'assistenza, all'integrazione sociale delle persone disabili,
ma al di là della monetizzazione della disabilità vi era ben poco. E sì che, voglio dire, la Costituzione italiana a tutela non delle disabilità, ma del disabile, della persona disabile, e direi in questo caso sia giurisprudenza, la legislazione nazionale, internazionale, europea e dell'ONU mette al centro la persona disabile, cercando di fare un passo in avanti rispetto al passato, dove il disabile lì sì veramente faceva parte di una comunità a sé, una comunità espulsa dalla comunità civile, spesso nascosta all'interno della famiglia o all'interno di organizzazioni chiuse, cui il disabile veniva privato della libertà personale. E fino agli anni 70 il sordo era spesso trattato come un disabile psichico. Noi abbiamo storie che emergono solo adesso, a distanza di 40 anni. L'educazione che si riceveva negli anni 50, 60, 70 in questi istituti, parlo dell'esperienza particolare, ne parlo perché la conosco molto approfonditamente, mi occupo da anni, degli ex alunni dell'Istituto Provolo di Verona, ci hanno messo decenni a ricostruire quella che è stata la loro educazione e quello che gli era capitato. Perché nel momento in cui accadevano, la loro vita procedeva, erano trattati, considerati come persone con un deficit psichico, con un'incapacità oggettiva, secondo le leggi, di intendere e di volere. Voglio dire, da questo punto di vista, se lo intrecciamo con il discorso del professor Gitti, sono stati fatti dei grossi passi avanti. Il rischio, secondo me, penso che ci debba essere altra occasione di approfondimento, il rischio è quello che dall'essere passati da una situazione di emarginazione anziché procedere verso una situazione di integrazione si rischi di costruire delle situazioni di separazione rispetto all'intero mondo della società, nel senso che la Costituzione riconosce diritti al singolo cittadino, ma all'interno di un unicum che è la società. Allora, all'interno di questa società c'è un riconoscimento e una garanzia, stabilita dall'articolo 2 della Costituzione, dei diritti del disabile. E questi diritti devono essere riconosciuti con pari dignità sociale. Questa pari dignità sociale, articolo 3, prevede che vi sia il pieno sviluppo della persona umana. Cioè, se noi andiamo ad approfondire quella che è stata l'evoluzione del pensiero costituzionale, a cominciare dai lavori preparatori, a quello che oggi è la considerazione della Costituzione, noi ci troviamo di fronte al riconoscimento effettivo ad avere dei diritti e a poterli effettivamente utilizzare, cioè avere il diritto ad utilizzare il diritto e non semplicemente a vedersi riconosciuto qualcosa di teorico. E forse la legge simbolo è quella del 2006, che reca le norme sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità. L'articolo 1 della legge del 2006 prevede la piena attuazione della legge del 92. Cioè, io credo che dovremmo stare molto attenti a questi passaggi. Cioè, siamo arrivati al 2006 per avere la piena attuazione in legge, poi bisogna vedere nella pratica,
di una legge del 76, cioè si procede con una lentezza esasperante che non è solamente una lentezza italiana. Noi siamo arrivati a livello di ONU ad avere una convenzione per i diritti, una convenzione per i diritti delle persone con disabilità il 13 dicembre del 2006. A seguito di un processo che andava avanti sin dagli anni 70, come in Italia, attraverso il riconoscimento di alcune norme standard che non avevano efficacia vincolante. E nonostante nel 2006 ci sia questa condizione per i diritti delle persone con disabilità, c'è ancora il problema di rendere effettivi i principi da parte nazionali e internazionali propri del singolo cittadino con disabilità. Allora, quando noi parliamo di verso gli stati generali degli indicatori sociali della disabilità, io penso che un indicatore dal quale non possiamo prescindere è l'effettività del poter avere questi diritti non solo come qualcosa di principio, ma come qualcosa di effettivamente percepito ed effettivamente in condizioni di essere richiesto, nel senso che noi ancora oggi, rispetto anche alle leggi più recenti, spesso il diritto viene contrabbandato come privilegio. E allora c'è bisogno non di chiedere l'effettività del diritto, ma di la possibilità che quel diritto sia effettivamente tale. Allora è importante, secondo me, che all'interno degli indicatori sociali della disabilità vi siano gli indicatori legali, gli indicatori giurisprudenziali, gli indicatori giuridici, gli indicatori che parallelamente con l'evoluzione del tutto, perché c'è l'evoluzione della tecnica scientifica, come dicevo, c'è l'evoluzione della tecnica giuridica, ma non c'è ancora l'evoluzione della tecnica dell'effettività del diritto principio. Sto ripetendo tante volte questa considerazione perché io ritengo che sia una considerazione fondamentale da fare nel momento in cui ci approcciamo ai problemi della disabilità in una concezione volta all'integrazione dove? All'integrazione nella società a parità di condizioni e per il conseguimento della pari dignità sociale, cioè quello che prevede la Costituzione né più e né meno. Io sono d'accordo con la dottoressa Lavaglioli che sia importante, se non altro, studiare, cercare di capire il filo sottile dell'uscire dall'emarginazione attraverso l'integrazione o invece la separazione. E credo che nel corso di questi decenni, dagli anni 70 sono già 40 anni, nel corso di questi decenni, come tutte le cose italiane, ci sono pezzi di vecchia legislazione che continuano a sopravvivere in realtà completamente diverse, nel senso che quello che era un più che legittimo diritto di un qualcosa stabilito dalla legge in virtù di una impostazione generale proprio negli anni 70 di quella legislazione, di quella percezione della disabilità, oggi in alcune regioni di esistere in virtù del fatto che una certa concezione anche di organizzazione associativa all'interno delle diverse disabilità è superata dai fatti, mentre la legislazione continua a farla vivere in regime di separazione dalla legge che oggi ha sovvertito quello che era il vecchio ordine, le vecchie concezioni, le vecchie acquisizioni tecniche
e quant'altro. Abbiamo bisogno di mettere in parallelo quelle che sono le legislazioni di principio, dell'acquisizione del principio, della lotta per l'effettività di questo, di questo principio, con tutta la legislazione di contorno che per decenni ha cercato di contrabbilanciare, di monetizzare la disabilità. Questo è secondo me la lotta che ormai non siamo più in Parlamento, ma che continueremo a fare fuori dal Parlamento e attraverso i parlamentari per superare questo divario, questo divorzio che c'è da una parte con i principi di recente acquisizione e dall'altra con una vita che continua imperterrita secondo una concezione degli anni 70. Su questo io penso che c'è molto da discutere, sarò per dire poco da discutere perché è qualcosa di chiaro ed oggettivo che debba essere così. Evidentemente nel quadro delle riforme necessarie, indispensabili, urgentissime che si devono fare in questo paese da mezzo secolo, non vi è dubbio che la lotta alla burocrazia comporta anche la revisione di vecchie legislazioni superate dai fatti e dalle leggi. Grazie. Stiamo parlando ormai da due ore qualcosa, cara dal fuoco ce n'è tanta. Lei, posso definirla un esperto, un operatore. Va bene, guardarsi dagli esperti. Comunque, è titolato a intervenire e appunto a mettere gli opportuni puntini su lei. Penso che dal punto di vista culturale sia stato detto molto, tutto. E forse penso di poter fare alcune precisazioni, alcune osservazioni e la definizione di alcune parole sulle quali c'è abbastanza confusione. Direi che mi permetto di fare delle osservazioni concrete, quantificabili, verificabili, controllabili e soprattutto riferirò delle osservazioni che non sono mie o solo mie, ma sono condivise anche da molti autori, come potrete poi verificare magari sul libro. Vorrei concentrarmi su due parole, oralismo e linguaggio o lingua dei segni. Oralismo. Vedete, fino all'avvento della protesi acustica, cioè fino alla seconda metà degli anni 60, negli istituti si parlava di oralismo e di gestualismo. In che cosa consisteva l'oralismo? Nel fatto che i sordi venivano educati alla parola, certo, ma anche e soprattutto che venivano educati alla parola con la parola. Questo è un aspetto che lo teniamo poco presente. E qual era la sequenza abilitativa? Lettura labiale, articolazione, fonemi, parole, frasi, espressione, comprensione. Una sequenza assolutamente non naturale. Difatti, come dicevo nel precedente intervento, nessun sordo profondo ha mai imparato a parlare. È una sequenza che se venisse utilizzata con un bambino udente non parlerebbe. Però era fondamentale, era obbligata, perché le protesi non c'erano, e quindi per i sordi profondi
c'era la possibilità comunque di acquisire una competenza verbale tale da poter avere una soddisfacente vita sociale. Cosa è successo negli anni 60? Qual è stato l'avvenimento degli anni 60? È arrivata la protesi. È arrivata la protesi. E a parte i toni trionfalistici che sempre vengono messi in atto quando arriva qualche cosa di nuovo, comunque la protesi è stata un device, un qualche cosa che ha rivoluzionato l'approccio alla sordità. E noi, culturalmente sudditi degli americani, abbiamo, 15 anni dopo, preso atto che quello che succedeva alla Gallaudet University poteva essere trasferito anche da noi. Che cosa è successo? Cosa è cambiato nell'approccio abilitativo con l'avvento della protesi acustica? Dal punto di vista teorico, credo nulla. Si continua a partire dai fonemi per arrivare alla parola. Si continua a partire dall'espressione per arrivare alla comprensione. Nonostante la protesi. Perché è successo questo? Perché non c'è stato, cioè se noi prendiamo i vecchi protocolli degli istituti per sordi e prendiamo i nuovi protocolli con l'avvento della protesi acustica, l'unico aggiunta è l'allenamento acustico. Dimenticavo di dire che con il vecchio protocollo educativo, perché l'abilitazione non c'era, era un fatto educativo, era basato sulla lettura labiale e sull'articolazione. Tenete presente che i luoghi comuni ce ne sono a iosa. Noi siamo soliti dire quel soggetto lì è sordo ma ci vede, oppure è cieco ma ci sente. Sono tutti luoghi comuni che non hanno ragione di esistere. Come si dice, i sordi leggono dalle labbra, ma è una stupidaggine che non ha dell'umano. La lettura labiale è impossibile. La lettura labiale è direttamente proporzionale alla conoscenza della lingua. Ma lo potete verificare voi stessi, stasera andate a casa, mettete a Jazeera e vedete cosa riuscite a leggere. Niente. Posso riuscire a leggere una parola singola, ma non posso riuscire a leggere una frase, una cosa. I vecchi sordomuti, se io mi esprimevo con una parola, riuscivo a leggerlo, ma se mi esprimevo con una frase, assolutamente no. Però comunque questo era il protocollo. Cosa è successo negli anni 60? E chi ha scoperto che il linguaggio mimico-gestuale era improvvisamente diventato una lingua? I sordi? No. Se voi leggete Sachs, io me lo so riletto 10 volte, addirittura i sordi della Gallaudet University, quando Stoccolo cominciò a dire che era una lingua, erano contrari. Volevano che si chiamasse linguaggio mimico-gestuale. Ma d'altra parte, in Italia, fino al 1996-97, il LIMIGI, il linguaggio mimico-gestuale italiano, era la lingua dell'Ente Nazionale Sordomuto. Oggi, la lingua ufficiale dell'Ente Nazionale Sordomuto è la LIS. Cosa è successo? Perché improvvisamente quello che era sempre stato un linguaggio, cos'è un linguaggio? Anche qui si parla sempre di linguaggio e di lingua come se volessero dire la stessa cosa. Invece sono due cose, cioè è la stessa cosa.
ma sono due concetti completamente diversi, perché il linguaggio è la capacità di esprimersi attraverso simboli analogici, la lingua attraverso simboli digitali. Quindi sono due concetti completamente diversi. E che cosa è successo, ripeto, negli anni 60? È successo che i neuropsicolinguisti, nella ricerca di superare il dualismo mente-corpo, hanno studiato la lingua e volevano e vogliono dimostrare che la lingua è un prodotto genetico, un prodotto biogenetico, determinato dai geni. E si sono trovati davanti al fatto che i sordi non parlavano e invece crescevano. E allora cosa? Hanno cominciato, hanno preso, dice no, perché i sordi usano la lingua. E allora hanno acriticamente, senza verificare, hanno cominciato a dire che anche i sordi, pur non avendo la possibilità di parlare, hanno la possibilità di parlare con i segni e quindi la lingua è un prodotto biologico. Cioè c'è una giustificazione filosofica, linguistica del problema. Chomsky, Fodor, Pinker e tutta questa corrente qua, il mentalese, cioè un linguaggio fatto di immagini che arrivano al centro e vengono elaborato con tipo computer. Quindi non era importante che arrivassero delle immagini orali o delle immagini visive. E quindi sotto questo aspetto non c'era nessuna differenza tra la lingua dei segni e la lingua orale. Ma cosa è successo in America? Cosa ha prodotto in America l'avvento della protesi acustica? La gallodetta. Cosa è successo? È successo che il 60% dei sordastri, di quelli che venivano chiamati sordastri, che con le protesi riuscivano a sentire, se ne andavano via. E voi sapete che in America ci sono le lobby. E quindi cosa hanno fatto gli insegnanti della gallodetta? Hanno detto che è una lingua. Hanno subito assecondata questa impostazione qui. Perché? Perché affermando che è una lingua, noi sappiamo che lingua, cultura e minoranza è un trinomio inscindibile e quindi si costruiva una minoranza che rimaneva gruppo. Quindi avevamo che una è emersa una impostazione, diciamo così, culturalmente completamente diversa dalla precedente, perché prima la sordità era un deficit, improvvisamente diventa uno status. E a quel punto noi abbiamo avuto un fiorire di ricerche, di studi, di tutte e un po' su la lingua, il linguaggio che diventa lingua, che non è una cosa così banale, è una cosa che rovescia l'impostazione culturale e la visione culturale della sordità, come si diceva. Ora questo fatto qui è lo stesso l'oralismo. Cosa presupponeva in questa impostazione culturale generativista, modulare, specifica, eccetera? Suggeriva un approccio appunto modulare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io dovevo ricostruire il modulo che non funzionava. E quindi io devo ricostruire il modulo.
E quindi, incredibilmente, quello che prima il modello espressione-comprensione che veniva utilizzata necessariamente prima dell'avvento della protesi, è stato giustificato culturalmente dopo l'avvento della protesi, perché io dovevo ricostruire i moduli deficitari. Insomma, quindi noi abbiamo cosa con la protesi? Se voi prendete il libro, voi troverete articolazione, lettura labiale, fonema, parola, frase, allenamento acustico. È arrivato l'impianto cocleare e a maggior ragione si è insistito su questo approccio, un approccio, diciamo così, genetico, un approccio, diciamo così, che va a cercare di ripristinare la specifica funzione, che è un approccio assolutamente non naturale, assolutamente inapplicabile, che ha però dal punto di vista teorico e dal punto di vista dei neuropsicolinguisti anche oggi una validità, una base scientifica ben chiara, ben definita. Bisognerebbe però i neuropsicolinguisti come tutti gli scienziati spesso devono fare i conti con la realtà, e la realtà ci dice che con questa sequenza qui è quasi impossibile parlare. Io dico che i sordi parlano nonostante questo. Perché? Perché la lingua non si acquisisce. Io sono stato contestato quando ho scritto sordità e apprendimento della lingua, perché i neuropsicolinguistici mi hanno contestato dicendo: tu dovevi scrivere sordità e acquisizione della lingua, perché la lingua si acquisisce come il ragno fa la tela, diceva Hilder, così il bambino impara a parlare. E quindi, quando ho scritto sordità e apprendimento, giustamente dal loro punto di vista mi hanno contestato. Cosa vuol dire è invece un approccio costruttivista? Allora, con questo approccio qui si mette, questo approccio qui è oralista, ma è oralista nello stesso modo che era oralista prima dell'avvento della protesi acustica, cioè è un approccio modulare che tiene presente il ripristino della funzione. È quello che sta succedendo oggi con la dislessia. Oggi la dislessia è diventata un disturbo specifico del linguaggio. Perché? Perché è un disturbo genetico, biologico. E quindi non ci si può fare niente. Come io sono piccolo, quello è dislessico. Come io sono udente, quello è sordo. Come quello è... Cioè, siamo tutti uguali e tutti diversi. Mentre invece l'approccio costruttivista implica una interazione tra mente, è un approccio biopsicosociale. E quindi c'è un approccio che tiene presente non l'orecchio, non è orecchio dipendente. In un articolo che ho scritto, l'ho intitolato l'udito non è l'organo della lingua. E sono stato anche, è una cosa normale, è normale. Altrimenti i sordi profondi non imparerebbero mai a parlare. Un approccio che viene presente invece che è bambino-centrico, dove prima ci si preoccupa della comprensione, ci si preoccupa che il bambino non diventi muto e acquisisca il continuum vocale,
E la voce non è la lingua, ma è un prerequisito della lingua, e la voce contiene parametri che non sono uditi, ma sono sentiti. Sono sentiti attraverso il corpo. E quando ho scritto un libro che ho scritto I sordi sentono, tutti mi hanno preso il giro. Ma è la cosa più normale del mondo, perché se voi vi mettete una mano qui e parlate, voi sentite. Ma questa è una confusione che si fa continuamente, perché sentire vuol dire apprezzare gli elementi prosodici, udire vuol dire discriminare fonema per fonema, suono per suono, capire è ancora un'altra cosa. Perché ora voi mi ascoltate, capite, ma voi pensate che il vostro capirmi deriva solo dal 10% da quello che vi arriva tramite l'udito. La comprensione è data dagli elementi parallel, extraverbali, eccetera, eccetera. Tutti quegli elementi che anche il sordo può sentire. Allora non c'è, l'oralismo acquista un altro significato, perché anch'io voglio arrivare alla parola, ma non ci arrivo con la parola insegnando dei fonemi della parola, ma ci arrivo attraverso il continuo vocale, attraverso la voce, e da questo continuo vocale piano piano il bambino, sordo o non sordo, estrae la frase, la parola e il fonema. Cioè è un approccio assolutamente diverso. Ecco perché dicevo stamattina c'è una confusione terribile per quanto si guarda la riabilitazione. Voi prendete un libro di audiologia, sono 300 pagine, e la riabilitazione sono 3 pagine. Esercizi di articolazione, lettura labiale, allenamento acustico. E poi l'allenamento acustico è un'altra di quelle cose impossibili. Perché io t'alleno, già allenare, capite bene che è qualche cosa che mi fa venire un po' d'orticaria. Perché come senza benessere non c'è abilitazione, non c'è lingua. E l'allenamento su una cosa che al bambino non interessa assolutamente, credo che non sia il massimo. Comunque, dicevo, l'allenamento è una cosa assurda. Perché? Perché se io l'alleno a udire una parola, questa parola è oggettivamente e soggettivamente sempre diversa, a seconda che lo dica uno, a seconda che lo dica un altro, a seconda che dico casa o che dico la casa. Quindi l'allenamento acustico non serve a nulla, anche perché ora non c'è tempo, non c'è modo, ma se andate sul mio sito ci sono degli esperimenti che sono evidenziano questa cosa qua. Cioè, perché, ripeto, noi capiamo molto prima di udire. Noi sentiamo e capiamo molto prima di udire. Quindi sono due approcci diversi, tanto per concretizzare. Uno, espressione, comprensione. Uno, udire per parlare e per capire. L'altro è comprensione, espressione, capire, sentire per udire. Sono due approcci completamente diversi. E il secondo approccio può essere seguito benissimo anche dal sordo profondo. Fino a quando? Fino a quando quel 10% di udito non gli servirà per discriminare.
e quindi dovrà fare riferimento all'indizio labiale, che allora diventerà determinante perché già conosce la parola, altrimenti non servirebbe a nulla. Quindi noi bisogna mettersi d'accordo su questo punto, cioè bisogna fare un protocollo. Io non dico che sia giusto questo, andiamo a vedere. Nessuno è l'interesse è quello di arrivare che il sordo profondo impara a parlare, non è. Poi come impara? Verifichiamo, facciamo un prodotto e vediamo. Però senza mettere insieme nella statistica i sordi medio gravi e i sordi profondi, perché se io mi metto insieme a un giocatore di pallacanestro e faccio la media, divento alto. È un'altra cosa. Quindi oggi c'è la possibilità, c'è questa possibilità reale, con delle basi teoriche assolutamente chiare, che trovano riscontro nella realtà, perché io non parlerei in questo modo se non avessi oltre 150 ragazzi sordi profondi che, grazie a Dio, parlano. Questa è la cosa. Chi non ci crede può venire a vedere, ma probabilmente ci sono altri centri in Italia dove le cose vanno meglio che nel mio. Ma io non ho nessun problema andare a vedere se vanno meglio o adattarmi. Anche perché, e questo è un altro spunto, ecco l'aspetto, perché il primo tiene presente l'orecchio. Io tengo presente il bambino. E da qui sembra un'affermazione banale, ma comporta un approccio organizzativo assolutamente diverso. Per esempio, io non prendo bambini, io sto a Firenze, io non prendo bambini che stanno a Siena o che stanno a Grosseto, perché io devo prendere in cura, in carico il bambino, non il suo orecchio. A me non mi interessa che il bambino parli o ripeta parole in riabilitazione. A me mi interessa che le usi a casa. E siano è il genitore che mi deve dire come va il bambino. Non sono io che devo dire al genitore. Cioè si rovescia completamente le cose. E in questo approccio umano, scientifico ma umano, io creo le basi del futuro giovane, perché, come dico sempre ai genitori dei miei ragazzi, mai come in questo momento i sordi sono massacrati, mai. Li cominciamo a massacrare fin da bambini, mettendoli sul seggiolone e fargli dire delle parole che non vuole, ma lì crei l'insicurezza. Crei i presupposti perché dopo vada a cercare chi ha lo stesso problema, perché con quello si sente sicuro. Cioè, mentre noi facciamo di tutti per dargli una lingua per integrarlo, gli creiamo tutti i presupposti perché lui non si vuole, non si debba integrare. Sono problemi molto difficili, molto molto diversi. L'altro problema, l'altro problema è solo linguaggio e lingua. Come dicevo, in Italia questa scoperta, diciamo così, del linguaggio mimico gestuale come lingua se ne è cominciato a parlare intorno alla fine degli anni Ottanta. Intanto diciamo una cosa, che io non mi sono mai permesso di dire che il linguaggio mimico gestuale non va usato, perché sarebbe una cosa impossibile. Sarebbe come dire che non va usata la carrozzella per quello che non riesce a camminare. Se uno non ha la possibilità di usare la parola,
Noi non ci possiamo permettere di scegliere noi o di escludere qualche cosa che va incontro alle esigenze comunicative di una persona. Io mi permetto di non essere d'accordo sulla lingua, perché nel momento in cui io la chiamo lingua, metto in atto una serie di considerazioni sulle quali, come abbiamo detto, io non mi trovo assolutamente d'accordo. Ma io vi vorrei leggere semplicemente alcune cose che non dico io, ma che troverete scritto sul libro, ma che trovate su tutti i libri. Per esempio, la lingua italiana dei segni esiste? O esistono tante lingue italiane? Vediamo. Io so, perché anche la Volterra, anche tanti altri specialisti lo dicono, e poi perché io l'ho usata per 12 anni, se permettete, lo so, che all'istituto maschile mi chiamavano così, all'istituto femminile mi chiamavano così. Perché? Perché addirittura nella stessa città di Firenze i segni che usavo io all'Istituto Gualandi erano diversi dai segni che venivano usati all'Istituto Nazionale. Quindi ci sono tante lingue dei segni. Non per nulla, nel 1992-93 fu fatto il dizionario dei segni, no, il dizionario dei segni il dizionario mimico gestuale marchigiano. Quindi no, è una lingua, è una lingua a tutti gli effetti, ma insomma vuol dire, volevo andare in ordine. È una lingua a tutti gli effetti. Io mi permetto, e già tante volte, lo chiedo qui con molta, molta disponibilità, l'ho chiesto a tutti i linguisti, a tutti i vostri, io non ho mai trovato una ricerca molto semplice. Sono state fatte ricerche di tutti i tipi. Perfino una ricerca se la frutta si chiama nello stesso modo nelle varie regioni italiane. Vogliamo fare una ricerca se la lingua dei segni ha le stesse potenzialità della lingua orale? Facciamola. Che ci vuole? Una cosa seria fatta insieme ai sordi, con i sordi, per i sordi. Io l'ho fatta con l'Università di Firenze insieme all'Università di Pisa. Può darsi benissimo che io sbagli, ma facciamo, verifichiamo. Si parla tanto di che ha gli stessi parametri della lingua orale. Vediamo se ha la doppia articolazione. Ci sono autori che la negano, Cuxac, Cristilli, Luisonne, ma tanti altri. E comunque ancora gli studiosi non hanno verificato quanti e se ci sono i cosiddetti fonemi. Non è possibile fare lo spelling. Non esiste lo spelling nella lingua dei segni. Anche se loro, alcuni dicono che lo fanno con la dattilologia, in realtà la dattilologia è la trasmissione manuale della lingua orale, non della lingua dei. Altro punto fondamentale, si parla tanto di bilinguismo, ora va di moda, ma tenuto presente che il 95% dei genitori è udente,
che non conosce assolutamente la lingua dei segni. Tenuto presente che i segni, che quelli che le scuole speciali non ci sono più, anche se qualcuno li vuole. Tenendo presente che i sordi sono tutti integrati, tenendo presente che le famiglie potenti, così venivano chiamate le famiglie nel linguaggio dei segni, che io conosco abbastanza, le famiglie potenti non ci sono più, ormai ce ne sono pochissime. Cioè famiglie potenti dove c'è una sordità ereditaria dominante che si protrae nel tempo, non ci sono più. I figli dei sordi degli ultimi 40 anni, che i quarantenni che hanno figli sordi, li portano a parole. E me li portano. Non è che non me li portano, è come vogliono che parli. Compresi persone che hanno delle cariche istituzionali molto importanti. Ma allora, se è vero, come sostengono tutti, che per essere bilingui occorrono pari opportunità linguistiche, dove, come, quando è possibile creare una situazione bilingue? Discutiamone, parliamone, senza... A me questa diatriba, questa lotta, mettiamoci a sedere, parliamo, vediamo dove, come, quando è possibile, vediamo. Ma poi, notate bene, e qui non si riflette mai, ma anche se fosse possibile creare una situazione, che so, 20-20, 20 sordi e 20 udenti, I bambini udenti imparerebbero la lingua dei segni e la lingua orale, perché hanno ambedue il feedback uditivo. I sordi imparerebbero solo la lingua dei segni, perché spontaneamente la lingua orale non la impara. Allora vedete che il bilinguismo, che dal punto di vista così teorico, un po' romantico, è bello, ma dove lo realizziamo? Dove è possibile realizzarlo? Dove? Nelle scuole speciali. Tanto è vero, in America, ma anche in Europa, ci sono soggetti che hanno due impianti cocleari, non uno, due, e sono regolarmente nelle classi speciali per sordi dove fanno il bilinguismo. Perché così si salva, dico capre cavoli. Allora vedete che io voglio dire agli amici sordi, e mi sono permesso una volta di scrivere una lettera aperta a tutte le associazioni per dire basta con la guerra, basta, mettiamoci a sedere, sappiamo che è possibile che un soggetto sordo profondo con la protesi sente, nel termine, nell'accezione che abbiamo detto prima, con l'impianto parzialmente ode, e comunque ha una competenza linguistica adeguata, e comunque attraverso la odierna tecnologia può avere relazioni sociali adeguate. Basta, mettiamoci tutti insieme e finalmente diamo una lezione agli americani. Noi siamo più avanti degli americani, molto più avanti, perché per noi lo stare insieme è un valore, e non crediamo che sia possibile dividerci per un difetto fisico. Quando, se avete occasione di leggere questo libro, loro dicono alcuni capi storici della cultura sorda, che non sono sordi,
perché sono tutti diventati sordi. Nell'88 alla Calotè University ci fu una battaglia enorme per nominare un sordo a rettore. Fecero battaglie sui giornali, cioè l'hanno nominato, è un sordo, ma è diventato sordo a 21 anni. Che avrà problemi diversi, ma non certamente quello di parlare. Dico allora, mettiamoci a un tavolo. Vediamo se è possibile affrancarsi da questo deficit. Oggi il sordo profondo porta la protesi, vuol dire che qualcosa sente, che non è più completamente sordo. Oggi è possibile affrancarci da questo deficit. Ce la possiamo fare. Io racconto sempre questa frase che mi ha colpito, non so se avete visto un video che gira su YouTube, e c'è una ragazza che fa l'attrice. Mi è stato detto, ma questa è una sorda che fa l'attrice o è un'attrice che fa la sorda? Ce la possiamo fare e possiamo veramente, finalmente, unirci tutti quanti e stare insieme. Termino leggendo l'ultima riga del mio libro. È la società che ci costringe a sentirci diversi. Anna Folchi, sorda figlia di sordi, riassume così il disagio quotidiano e insieme l'orgogliosa rivendicazione della differenza. No, non è vero. Siete voi, solo voi, sordi leader, colti, ricercatori, quasi tutti sordi medio gravi o postlinguali, a volere essere diversi. Sono 54 anni che vivo con bambini, ragazzi e persone sorde e non mi sono mai sentito diverso da loro, né loro si sono sentiti diversi da me. Siamo a questo mondo per capirci, per stare insieme, a prescindere. Lingua, cultura, minoranza sorda. Con questi presupposti siete voi che rifiutate l'inclusione. Se non è così, uniamoci in un'unica grande associazione per ottenere tutto ciò che è indispensabile perché tutti possano imparare la lingua di tutti e vivere insieme a tutti. Voi avete il diritto di avere a disposizione tutto, diagnosi, protesi, abilitazione, istruzione, protesi sociali, ma avete anche il dovere inalienabile, irrinunciabile di imparare a utilizzare la lingua di tutti per poter vivere insieme a tutti. Partiamo da una certezza, affermata e confermata dall'esperienza italiana. Il bambino sordo profondo, nato sordo, con le protesi sente, con l'impianto cocleare parzialmente ode. E comunque, protesi o impianto che sia, può parlare e vivere insieme a tutti. E allora mi permetto di dire a voi quello che Don Milani diceva a Gianni, figlio del contadino. Gianni, impara a parlare, altrimenti Pierino, il figlio del dottore, ti frega. È solo la lingua che ci fa uguali. E allora, per concludere, sordo aggettivo o sordo sostantivo? Né sordo né sordo. Chiamiamolo Gianni. Grazie. Grazie. Ma intanto è stata evocata la razza. Io confesso che sono rimasto un po' indietro all'affermazione di Einstein quando alla dogana gli chiedono da che razza appartiene, mi dice razza umana. Ecco, sono rimasto fermo qui. Però un'affermazione, mai come in questo momento i sordi vengono massacrati, l'ho sentito. Ecco, intanto se condivide questa affermazione, poi lei ha avuto fino adesso ne ha due a disposizione. Però erano quattro politici in questo momento. A questi quattro politici, idealmente a tutti, cosa chiede? Allora, sicuramente perché massacrati, ma partirei dalla
Forse dalle ultime cose che diceva il professor Giuti, la lingua ci fa uguali, quindi travisare la cultura, quindi fare in modo che nella società si venga a creare e si diffonda che il sordo ha i segni, cioè la lingua del sordo siano i segni, credo che sia veramente un massacro alla persona, quindi viene di fatto così etichettato proprio di fatto da escluderlo dalle lingue di tutti. In più viene anche travisato veramente il segno, cioè voi mi vedete parlare, io gesticolo, questo è il nostro modo, è il modo umano di esprimersi, cioè che parte dal bambino che nei primi sei mesi comunica con la madre, col padre solo a livello solo gestualmente, e andare invece a chiamare lingua una traduzione di una lingua vera, quindi che può essere l'italiano, l'inglese, il francese, quindi questa confusione che crea una cultura completamente sbagliata. Poi il massacro quindi parte soprattutto da questa, anche da questa presenza massiccia che nei mass media si guarda, dove tutti continuano anche a livello normale della popolazione, perché poi magari si parla con le persone e si dice ma guarda che bravi che vogliono integrare i sordi, quindi si crea anche questa doppia convinzione da parte degli altri di battere le mani a chi invece, tra virgolette, a mio avviso impedisce la parola, quindi impedisce il fatto quello che è possibile, che è già possibile da oltre 40 anni, quindi veramente si tornerebbe indietro e non solo. In più, perché questo discorso culturale? Questo culturale, secondo me, poi veramente rovina la persona, cioè la persona con il deficit, che continua a vedersi, che continua a essere, come dire, fra virgolette, esposta a tutti senza che nessuno la conosca, senza che nessuno sappia di cosa ha bisogno veramente. E quindi che venga individuato come un individuo che, poi torno a quello che si diceva prima, il sordo era, non l'ultimo, prima del 2006, e ancora oggi su alcune legislazioni, compreso il testo unico delle imposte dirette, c'è la parola sordomuto. Quindi questo abbinamento, il sordo non parla, quindi non capisce. Perché poi dobbiamo andare alla seconda parte della cosa più importante. E parlo proprio, ripeto, anche della mia esperienza diretta. I familiari non si sono mai fatti questa domanda, perché il fatto che non sentisse non capiva. Quindi è proprio quel discorso che ha scoperto, o comunque che ha espresso molto bene, ha esposto molto bene il professor Gitti. Partiamo dalla comprensione, cioè si comprende un linguaggio, una lingua, per poi poterla esprimere a parole, ad azioni e a partecipazione. Non è il contrario. Quindi non è che impariamo una parola, perché vi faccio l'esempio mio personale di quando vado nei contesti europei. La lingua io posso averla appresa a scuola, posso chiaramente aver appreso delle parole, un linguaggio, ma se nel momento in cui c'è una relazione una parola non la conosco e non l'ho mai sentita prima, oppure non, anche scritta non l'ho mai vista, io se non ho il contesto e non ho, diciamo così, conoscenza della materia e non ho esperienza continua, non capisco. Quindi io mi sono chiesta per prima cos'è che non capisco e perché non capisco. Per cui è da lì che mi sono incominciata a fare le domande sull'udito e quindi sul deficit uditivo che avevo in famiglia. Quindi questo perché io davo per scontato che non capisse, invece non era vero, imparava diversamente e non era l'udito che le faceva capire le cose. E quindi questo discorso, ripeto, culturale. E poi questo discorso culturale va a rischio delle persone con questo problema. Perché, come diceva Gizzi, qualcuno le istiga a stare solo insieme. Qualcuno le costringe a stare solo insieme e a pensare che solo gli altri che hanno lo stesso deficit li capiscano.
Quindi è una cosa, a mio avviso, veramente aberrante, passatemi il termine, perché invece quello che ho detto prima, imparare dagli altri, e allo stesso tempo chiunque di noi ha ricchezza da dare, per cui non è il deficit che porta il limite o porta l'avere meno degli altri. La seconda domanda che mi ha fatto, cosa avrei voluto chiedere ai politici? Beh, io prima di tutto una corretta informazione. Torno al discorso di prima che ho fatto, nessuno di noi è capace di affrontare un proprio problema se non lo conosce, di qualsiasi natura sia. Quando noi siamo consapevoli e coscienti e conosciamo ciò che ci sta succedendo, allora siamo in grado di affrontarlo. Prima noi, poi gli altri. Quindi torniamo di nuovo a quella capacità della persona di stare e di essere messa in grado di stare insieme agli altri e di partecipare alla vita degli altri. E quindi partire dai propri bisogni, ma per conoscerli. Quindi io penso che anche gli stessi ragazzi che hanno problemi uditivi, e parlo anche della mia esperienza, non gli è mai stato detto cosa avevano, che cos'era la sordità veramente. Quindi la consapevolezza parte dalla conoscenza di che cosa è, dalla conoscenza di cosa è il limite, di cosa, e che cosa, a questo punto, sapendolo, non si affronta e ci si fa aiutare. Quindi si cercano situazioni migliori, si cercano persone che sanno di più, si cerca aiuto, ma fino a quando non sappiamo neanche di cosa abbiamo bisogno. E quindi questo discorso della sordità come consapevolezza, quindi la chiarezza informativa che parte appunto dalla diagnosi, ovviamente, ma è una diagnosi, come ho detto prima, lungo l'arco della vita. Non può fermarsi alla nascita o durante, e non può essere inscatolata in decibel. Perché la diagnosi non è il decibel uditivo, perché altrimenti torniamo all'errore culturale. Io ho una sordità di un decibel tot, allora non parlo, allora non capisco, allora non suono, allora non posso. E non è vero niente. Quindi partire veramente da una conoscenza proprio della persona e delle persone, quindi delle famiglie, in particolare, come ho detto prima, le famiglie e i contesti familiari, dove non c'è solo la vergogna e il silenzio, ma c'è la colpa, perché non si conosce, cioè non si sa da dove è derivata, perché qualcuno pensa e non vuole affrontare il discorso se è, ad esempio, la sordità congenita o genetica, ed è una sostanziale differenza nel modo anche di affrontarla e di poterla superare. Quindi ci sono veramente anche delle differenze, delle terminologie, negli stessi certificati di invalidità, l'anno scorso proprio all'Università di Ravenna, sono terribili questi certificati, vanno in mano alle persone che hanno questo deficit e si vedono scritte 10 volte nello stesso foglio sordo muto, quando magari invece parlano e hanno competenza linguistica. Quindi l'attenzione ai termini, l'attenzione all'informazione, l'attenzione alla conoscenza, e poi mi permetto di dire alla rimozione di tutte le barriere, veramente le barriere associative. Io sono veramente terrorizzata da dal proliferare italiano di associazioni, per un problema, per l'altro. Abbiamo un sacco di problemi. Cioè, questa concentrazione di gente che si, sostanzialmente, a volte sono dei, chiamiamoli, non so, disperati in senso buono, gruppo di genitori che cercano di risolvere i loro problemi quotidiani, perché esiste carenza istituzionale di servizio, di conoscenza, ripeto ancora una volta, oppure quelle drammatiche situazioni dei servizi sociali che sono ancora più ignoranti in materia. Quindi davvero causano dei disastri grossi, veramente grossi, che la persona si porta dietro lungo tutta la sua vita. Allora, anche quando è in età adulta, se incontra il gruppo
il gruppo insomma, famoso che magari vuole i segni a tutti i costi, vuole la tutto, lo porta via, lo porta via dalla famiglia, dal contesto. Gli veramente gli spezza la vita in due. Quindi queste situazioni, anche veramente anche legislative, non ci sono protezioni, perché è vero la capacità di agire e di intendere di volere, è vero quello che diceva Maurizio Turco del problema mentale, no? Che il sordo era classificato come una persona che avesse problemi mentali, perché non riusciva ad esprimersi, non gli veniva data la possibilità di esprimersi. Ma è anche vero che da un certo punto di vista oggi ci troviamo nella situazione opposta. Questa persona, anche sui diritti, bisogna che questi diritti non gli vengano trasmessi come dicevamo, privilegi, oppure diritti a tutti i costi perché magari la famiglia o il contesto udente non la capisce o non lo capisce. Perché altrimenti si parte veramente dalla parte opposta. Quindi anche la tutela giuridica è direttamente proporzionale all'aspetto culturale, all'aspetto della conoscenza e a livello veramente di tribunali, atti amministrativi, aspetti fiscali, perché se nel percorso della vita diciamo così, colui che aveva un deficit, oppure nella sua società, che c'è un caso eclatante, perché tra l'indennità di comunicazione, l'indennità di accompagnamento c'è veramente molto da dire e anche molto preoccupante la situazione, perché in realtà non c'è stata e non c'è assolutamente coerenza istituzionale e coerenza legislativa vera di protezione. Quindi esiste anche una reale necessità di protezione sociale e giuridica di queste persone e soprattutto delle famiglie di queste persone, perché a un certo punto da questa diciamo indipendenza, trovandosi in queste situazioni di gruppi, di segregazione di gruppi, sono pericolosissime e stanno veramente creando dei grossi problemi che ancora oggi diciamo sono ancora, non sono così allo scoperto, ma sono tuttora sotto gli occhi di tutti. Grazie, io lo sapevo che tutto il pomeriggio a disposizione, ma qui comunque tanto sarebbe rimasto ancora fuori e tanto ancora da dire, da ragionare. Conclusione, non credo che ci possano essere, se non l'auspicio che questo sia un primo di tanti momenti che verranno di ulteriore confronto e riflessione. Vorrei lasciare per ultimo la parola, in questa manciata di minuti che rimangono, davvero, a Maurizio Turco per il diritto alla conoscenza e al far sapere. Ora è un po' paradossale che io lo dica e lo chieda a un radicale, però insomma c'è una quantità di sapere e di consapevolezza che evidentemente è venuto fuori da questo dibattito, vanno conquistate e non possono bastare le ridicole tribune per l'accesso che ci sono. Sì. Mentre parlava il professor Gitti, mi segnavo in mano che parlava, segnavo domande e poi andava avanti e mi rispondeva. Quindi, no, questo vuol dire, per il tipo di domande che mi ha notato, che il suo è un approccio, come dire, ripeto quello che ho detto, scientifico, cioè, antideologico e alla fine disponibile al confronto con altre esperienze. Sì. Microfono. Il termine scientifico non mi piace. No, è molto abusato. Ma umano. Lei ha detto scientifico ma umano. Ecco. Perciò il termine scientifico, perché non sempre è vero ciò che c'è la definizione di scientificità, capito? Perché un approccio umanista è difficilmente rendicontato a livello scientifico. Sì, più che però, non era l'approccio scientifico, era il processo scientifico. In questo senso, nel senso di approfondimenti sì, successivi e osservazioni del tempo. Quindi credo che non è obbligatorio diciamo, essere d'accordo con questo o quella scuola di pensiero, ci possono essere scuole di pensiero ugualmente valide, però poi arriviamo
al punto di caduta, che è quello che emerge dall'ultima affermazione della dottoressa. Allora, qual è il centro del nostro interesse, del nostro interesse di cittadini, di legislatori, di medici, di pazienti? Cioè il diritto ad essere informati e poter scegliere. Allora, io non ho particolare pregiudizio rispetto all'uno o l'altro sistema, no? Lingua, linguaggio, comunicazione, apprendimento. Diciamo che dal punto di vista, chiedo scusa per la parola, scientifico, su questo diciamo c'è una letteratura vasta ormai. Il problema che mi preoccupa è quando uno, quello che dovrebbe essere uno strumento, un mezzo, diventa un fine. E allora quando poi lo strumento comunicativo diventa il fine per poter costruire comunità. D'altronde la lingua è elemento essenziale di una comunità, e nel momento in cui ti costituisci, costruisci la tua vita, la tua comunità intorno alla lingua, hai bisogno della lingua, e la lingua giustifica la presenza della comunità. Ecco, io penso che su questo dobbiamo discutere. Cioè, sui migliori mezzi ci sarà sempre qualcosa di migliore. La tecnica avanzerà comunque. Oggi probabilmente la frontiera è rappresentata dal professor Gitti per alcuni aspetti, sicuramente fra 10 anni qualcuno avrà fatto un passo avanti, perché il professor Gitti ha fatto fare un passo avanti a quello che c'era fino a ieri. Allora, o comunque ne ha dato un'applicazione particolare. Questo vuol dire che noi nel tempo continueremo ad avanzare in questo processo. Dall'altro punto di vista no. Dall'altro punto di vista continueremo ad arretrare. Cioè, il problema della divisione rispetto all'emarginazione, cioè come si supera l'emarginazione, se è con l'integrazione o con l'espulsione. Perché l'emarginazione vuol dire stare margini, l'espulsione vuol dire starne fuori. Scegliere di starne fuori non è un momento di liberalità, può essere un momento di liberalità per il singolo, ma organizzare, appunto, di costringere ad avere l'unica possibilità conosciuta, che in termini di conoscenza ti viene fatto vedere una sola possibilità, quella. Allora, così come ci sono, credo, diverse scuole di pensiero in termini di migliori pratiche, credo che su questo ci vorrebbe una riflessione approfondita sulla lingua, la comunità, l'espulsione ricercata, perché poi, voglio dire, è una cosa che andrà avanti in termini di riflessione, a prescindere dalle volontà di ciascuno di noi, dall'emarginazione all'espulsione, alla setta, il passo è preso. Cioè, chi organizza queste cose deve stare attento, perché di solito non ci si mette a organizzare una setta. Setta si diventa attraverso un processo scientifico ormai noto. Le sette sono tutte organizzate secondo processi scientifici noti, ed è il momento in cui c'è la decodificazione della setta. Si riesce a decodificare e a definire una setta proprio perché c'è un processo scientifico di codificazione e di decodificazione. Ecco, io penso che questo sia un approccio pericoloso per tutto. Chiunque pensi che attorno a una disabilità si possa costruire una setta sta facendo un grande errore, sta facendo anche grandi danni. Io quindi penso che questa, dal mio punto di vista, è il mio interesse come frontiera di dibattito, senza dismettere l'altra frontiera, e cioè quella delle associazioni. Lo accendo semplicemente per chi non lo sapesse, nel momento in cui siamo andati a vedere, non abbiamo fatto altro che vedere, chiedere di vedere, è scoppiata l'ENSA. E non è finita, per il momento ci stanno i finanzieri dentro l'ENSA. Lo vedremo e continueremo a vedere.
sono dei dati di fatto oggettivi, non li abbiamo creati, li abbiamo visti. I finanzieri non li abbiamo mandati noi, sono arrivati. Perché abbiamo chiesto alla Corte dei Conti di quello che non ha fatto per 5 anni. Quindi c'è anche la responsabilità della Corte dei Conti che per 5 anni non ha vigilato così come era obbligo di legge fare annualmente. Questo è il problema. La mancanza di legalità è dovuta alla mancanza di informazione e conoscenza. Perché nel momento in cui tutto fosse trasparente, queste cose non sarebbero accadute. Queste cose non sarebbero accadute. I silenzi sugli istituti, ancora oggi, noi continuiamo anni 60, 70, 80, sono passati 30 anni, vogliamo esercitare il diritto alla verità. Noi abbiamo iniziato con l'istituto Procolo di Verona, ma è l'inizio. E ci sono stati silenzi istituzionali gravissimi, non da parte della Vaticana, ma da parte dello Stato italiano. E noi lì andiamo avanti, andremo avanti, continueremo ad andare avanti anche senza stare in Parlamento. Il Parlamento è stata l'occasione, diciamo, di poter agire in prima persona. Sarà un po' più difficoltoso, ma non è possibile. Ci metteremo un po' di più, però io penso che dovrebbe essere interesse comune di qualsiasi cittadino, vente o non vente, disabile, abile, troppo abile. Per chiunque dovrebbe essere interesse evitare che ci sia da parte di alcuni il dato dell'approfittare di un'abilità diversa, ma in un altro senso. Io penso che certe volte la furbizia non ha limiti e il tempo ci dirà se abbiamo ragione noi o se hanno ragione i furbi. Grazie. Allora, il tempo di esposizione è finito, grazie a tutti voi che siete intervenuti, avete partecipato a questo convegno, grazie alle persone che sono di qua in questo tavolo. Ai seguaci. Walter. Chiede la parola. No, aspetta. Ah, non puoi farmi andare a parlare, non puoi farmi andare. Non puoi farmi andare. Allora, noi alle 6:30 dobbiamo lasciare la sala. 3 minuti, 4 minuti. No, perché non è fatta? Io non ho fatto le torta. Perché non mi hai portato? Non ho fatto le torta. Nell'organizzazione avevamo già comunicato che non c'era la fase di dibattito. No, alle 18:30 dobbiamo lasciare la sala, questo è un primo appuntamento e nei prossimi appuntamenti ci sarà la disponibilità di un dibattito e di un confronto. Abbiamo proprio per evitare di concentrare un dibattito in pochissimo tempo, era questo, quindi non era previsto nel programma che tutti voi avete a disposizione. Grazie.